Sì, è vero, è un quartiere malandato, emarginato e tutto. No, il fatto di parlarne ancora come quartiere emblema di un degrado a me dà fastidio, già questo dà fastidio, perché non è così. Però ci sono persone che all'interno del quartiere cercano di diventare un qualcuno, un qualcosa che riesca a realizzarli. In certi posti io non ci camminerei la sera. Allo Zen entro e vengo alle 3, 4 del mattino e non mi succede niente. Di essere etichettati a prescindere ti dà degli svantaggi su tutto. Per questo a volte capita che qualcuno dice sono di Pallavicini, non è dello Zen. Perché ci sono delle persone così ignoranti, ma un'ignoranza creata pure dal fatto sia della televisione, sia dei giornali, che mettono in luce soltanto i lati peggiori dello Zen. C'è un mondo là. Dicono allo Zen, siamo tutti delinquenti. Ok. Se tu un bambino non gli dai quei pochi anni dell'asilo, un bambino che ti arriva a 6 anni in prima elementare, senza mai avere tenuto una penna in mano o un colore, questo bambino a 6 anni, secondo te, come arriva in prima elementare? È completamente fuori. Sì, c'entra anche la famiglia in cui cresci perché ti dà dei valori, ti mette dei paletti su certe situazioni. Però lì, quando sei tu ad affrontare la vita, non c'è più la famiglia. C'è, come dicevo prima, un non progetto di vita per i bambini che non hanno genitori che li seguono e che non hanno la possibilità di fare e di pensare e di sognare. È la persona che deve essere così forte a imporre il suo carattere e cercare di non prendere una brutta strada. Io mi sento alle porte dell'Africa. Noi siamo il terzo mondo europeo, perché è vero, l'AMAP, che è l'azienda municipalizzata dell'acqua di Palermo, ancora non ci ha messo i contatori. Allora, anni fa abbiamo fatto una richiesta ufficiale al prefetto di Palermo perché possa obbligare l'AMAP a farci i contratti dell'acqua. Ma io ti parlo di 10 anni fa. Attraverso la brutta strada puoi arrivare a toglierti degli sfizi, a essere pure qualcuno all'interno del quartiere che ti senti più realizzato di far parte di un qualcosa. Ogni torre, ogni condominio aveva il contratto collettivo, ma poi si dividevano per appartamento. Però c'era automaticamente una disfunzione. Un giorno non me lo scordo più, ero al tabacchino, c'era un vecchietto dietro di me, ho detto minchia, riceveva bollette all'AMAP. E chi c'aveva piscina a casa? Loro non vedono altro futuro all'infuori di quello. Già da piccoli loro vedono quello, perché i loro ideali sono gli zii, i fratelli che fanno questo. Per questo è difficilissimo. Abbiamo avuto dei risultati, abbiamo fatto due centri sociali, un asilo nido, che per raccontare ogni storia di questo c'è da fare un libro. Ci hanno pagato ogni 7-8 mesi. E noi abbiamo lavorato per 2 anni in questo modo. Lo Zen è chiuso, quelle due strade che sono le due aperture che ci permettono di uscire, uno per via dell'Olimpo che vai verso Mondello e l'altro che vai verso il centro. Però adesso se uno lo guarda da sopra, dall'alto, lo Zen è chiuso ed è questo che lo rende emarginato. Come può pretendere lo Stato che tu, operatrice sociale, lavori 8 mesi senza essere pagato? O tu dici, che pensi fare adesso? Penso andarmi a riposare da qualche La parte. musica sì, è un ottimo canale di sfogo, di rabbia. E infatti si è arrivato a creare un gruppo, si è arrivato a creare un laboratorio lì perché era un mezzo per esprimere i disagi, esprimere i pensieri in modo libero. Per te lo Stato che cos'è? Ti diranno chi deve pigliare tasse, che è un sindaco, cioè, che ne so, una serie di parole verranno fuori. Se vuoi no, mi interesserebbe sapere cosa rispondi. Per me la criminalità c'è in tutta Palermo, solo che da noi viene più evidenziata, ma per ora la criminalità sta in tutto. Perché anche questo di noi dire lo Stato siamo noi è una grande idea, ma non è la realtà, che lo Stato è ben altro. Sarebbe bello avere lo Zen in maniera diversa, con una piazza. Sarebbe bello pure anche se caso dare un futuro a mio figlio pure lì. E invece. Una persona normale, cioè normale che pensa a dare un futuro al proprio bambino, non lo pensa lì.